Appuntamento di Star Drives TV. Ci troviamo oggi a Villa Lea Caserta per presentare l'evento Cars & Coffee, per la prima volta al Sud Italia. Appuntamenti che ha organizzato Cars & Coffee. Brescia 13 aprile, Caserta oggi, Torino 19 settembre. Ci può descrivere qualcosa di questa giornata e di questa vettura bellissima? Sì, la giornata è sicuramente molto bella, come potete vedere ci sono numerose vetture splendide. Noi abbiamo deciso di partecipare esponendo il primo esemplare della nostra vettura Puritalia 427, un progetto che è nato circa un paio di anni fa e partito un po' da uno spirito di passione di un gruppo di amici e poi è proseguito fino insomma alla realizzazione di questa vettura che potete osservare oggi e che stiamo tentando di portare in produzione per il prossimo anno. E si tratta ovviamente di una vettura molto particolare, artigianale, quindi che riprende un po' i concetti e lo stile della carrozzeria italiana di un tempo e cercando di creare una vettura molto esclusiva, unica sia per il design che per le prestazioni. Cars & Coffee con Antonio Olivieri, scuderia Ferrari, Costa del Vesuvio. Come sta procedendo questa giornata, Antonio? Beh, oramai siamo alla fine della giornata, credo che fino ad ora avete fatto delle grandi immagini, non è mancato niente e credo che come scuderia Ferrari Club siamo stati alla fine quelli con il maggior numero di partecipanti, poi c'è stata una grande varietà di auto e devo dire la verità, con tutto lo scetticismo che c'è di noi campani, abbiamo avuto comunque una grande affluenza. Poi, grazie a voi e al vostro intervento, sicuramente questo evento lo renderete ancora più magico. Antonio, con quali vetture sei venuto qui a questo evento? Allora, io personalmente ho preso un 360, però hanno partecipato le altre mie tre vetture, il 458, California e il 430. Vabbè, ci sono tante macchine che io amo, dalla Delta Integrale e abbiamo visto l'unica vettura al mondo, la Puritalia, che ero stato anche invitato alla sua presentazione, ma sono orgoglioso che ce l'abbiamo noi in Campania, un campano, quindi anche se amo le Ferrari, la Puritalia si è fatta guardare, dai.
un attimo che vi becco una persona a me molto cara, che è Francesco Canta, uno degli ideatori insieme agli altri ragazzi del Cars & Coffee, e noi come scuderia Ferrari gli abbiamo dato un grande supporto, quindi vi voglio lasciare la parola, che è anche molto carino, non è campano lui, però è simpatico. Ciao Francesco, ciao. Quindi oggi qui a Caserta, no? Per questo grande evento. Volevamo fare questo primo evento nel sud Italia e devo dire che è andato molto bene, soprattutto grazie alla collaborazione dei tanti club qui di zona, tra cui appunto uno dei migliori, quello di Antonio, assolutamente.